Per realizzare questo intreccio abbiamo bisogno naturalmente delle cannucce di carta, della colla vinilica, una forbice, un cartoncino, il righello per misurare e qualche mollettina da bucato. In realtà queste sono mollettine mignon che per me sono più comode, ma potete usare anche le altre. Allora, il cartoncino è un cartoncino normalissimo recuperato che misura praticamente 4 cm circa per una lunghezza di 25 cm circa. In realtà io l'ho tagliato in questo punto con un cutter perché la misura che a noi ci servirà di larghezza sono i 2 centimetri, quindi io lo andrò a utilizzare così piegato. Questo perché volevo uno spessore abbastanza grosso. Possiamo partire con l'intreccio. Partiremo con 4 cannucce. Le andiamo ad unire insieme appunto con una mollettina, potrebbe essere anche un elastico se preferite, un cordoncino, ok? Poi le posizioni le allarghiamo a due e le andiamo ad allargare sul cartoncino. La posizione che avremo, vedete, due sopra il cartone e due sotto. La posizione che andremo a tenere di partenza sarà la prima cannuccia così, la seconda che è sotto nel cartone, la terza che è questa e quell'altra. Quindi praticamente sono intercalate fra di loro. Partiamo con l'intreccio. Prendiamo questa prima cannuccia, la schiacciamo leggermente in questo punto, poi la facciamo ruotare in questo modo, così, e poi la passiamo sopra alla cannuccia successiva e sotto alle due seguenti. Vedete? Poi, ora prendiamo
questa sempre cannuccia che avevamo lavorato, la passiamo dietro al cartoncino leggermente in diagonale e la riportiamo sul davanti affiancata alle altre. Questa è l'operazione ripetitiva che ci occorrerà per fare tutto l'intreccio. Quindi a questo punto prendiamo questa cannuccia, la giriamo sulla successiva e la passiamo sotto alle seguenti e in diagonale scendiamo e portiamo sul davanti. Dopo vi faccio vedere anche come risulterà il dietro. Continuo per cercare di fare capire bene questo intreccio, che sembra complicato, ma credetemi, una volta preso il via andrete come un razzo. Quindi prendo questa, l'importante è che questa cannuccia qua che prendete sia bene schiacciata e ruotata. Vedete che movimento che faccio io con il dito? Cioè ruoto così, affinché questa parte sia piegata, e poi tiro su da dietro. Fra queste cannucce possiamo fare in modo che rimanga sempre un pochettino di spazio per evitare che poi l'intreccio sia troppo fitto. Prendo, giro, passo sulla successiva e sotto le seguenti. Schiacciamo bene queste parti. E questa qua, vedete, da dietro come gira il lavoro, questa qua praticamente va giù e torna sul davanti. Comunque voi non vi preoccupate del lavoro dietro, seguite la parte anteriore che è la parte che ci interessa. Quando dovete fermarvi per una pausa eccetera, anche per eventualmente poi allungare le cannucce, basta inserire una molletta e vedete, l'intreccio rimane compatto. Ora è giunto il momento di allungare le cannucce. Io preferisco, per essere poi tranquilla di quando le vado a tirare che non si stacchino, taglio così in diagonale la cannuccia, con la punta della forbice ripiego in modo che si crei praticamente una bella punta. Metto anche un pochino di colla vinilica e basta veramente una puntina, e inserisco la nuova cannuccia.
Ora vedete qua, mi sono accorta che si sta staccando la cannuccia, ecco perché appunto vi dicevo l'importanza di mettere la colla, perché poi quando andrate ad aprire il lavoro, se non è ben ancorato si rompe. Adesso provo a mettere una molletta affinché la colla che avevo messo faccia presa, probabilmente non era ancora asciutta, e proseguo. Se preferite potete anche tenere sempre una molletta portata di mano per tenere strette così le cannucce intanto che lavorate, invece che tenerle fisse con la mano, che è forse più complicato. Vi sto dando qualche suggerimento per vostra comodità, ecco, così dovete soltanto praticamente muovere questa cannuccia e le altre stanno ferme da sole. Vedete? Quando giriamo le cannucce così intorno a questo cartoncino, il lavoro deve essere morbido, non tirate, perché poi tra un po' le andremo a sfilare, quindi se sono troppo tirate farete fatica a sfilare il lavoro. Vedete, dovete fare come una rotazione. Ok, siamo giunti al punto di allungare un'altra volta le cannucce. Mi fermo un attimo perché ormai sono arrivata alla fine del cartoncino, devo sfilare il lavoro. Allora verifico un attimo qua com'è la situazione. Come vi dicevo, c'era questo problemino qua. Beh, vabbè, adesso intanto apro per farvi vedere, poi dopo semmai se è da sistemare lo vediamo insieme, vi può sempre tornare utile. Allora, praticamente vedete, si può sfilare abbastanza agevolmente dal cartone di intreccio, un po' alla volta, piano piano. Non lo sfiliamo naturalmente tutto, lasciamo qualche centimetro di lavoro. Vedete che si è aperta adesso questa. Così vi ho fatto vedere anche in diretta una piccola riparazione. Io intanto adesso vado ad allungare di nuovo le cannucce, poi proseguiamo un altro pochettino insieme. Vedete che mano a mano che io vado a sfilare il lavoro, praticamente questo inizia già da solo a tendere ad arricciarsi. Quindi questo vuol dire che quando andremo a fare il nostro albero già avremo un bel torciglione man mano che andiamo a lavorare. We'll be right back.
per l'amante dei ferri e dell'uncinetto, questo è proprio un lavoro molto simile, ripetitivo, è come se stessimo lavorando veramente facendo un punto a maglia o l'uncinetto, ed è un lavoro molto versatile perché poi con questo tipo di intreccio possiamo fare quello che vogliamo, possiamo rivestire una palla per fare una palla di Natale, io ho usato per l'albero, semplicemente un bordo, una decorazione, qualsiasi cosa vi suggerisca la fantasia. Ed è un intreccio che, come vedete, si fa molto comodamente anche magari alla sera davanti alla televisione, ecco. Consiglio di utilizzare delle cannucce molto lunghe per fare questo lavoro, perché come vedete all'inizio, soprattutto quando sono molto lunghe, sono abbastanza d'impiccio. Le mie cannucce sono circa lunghe 30 centimetri, ecco, quindi vi consiglio di mantenere una misura del genere, ecco, per poter lavorare comodamente. Utilizzo carta di giornale, di quotidiano. In questo caso ho usato il bordo bianco, come vedete le cannucce sono quasi interamente bianche. Sembra un elastico praticamente. Aver intrecciato per un bel po', vedete, io sono andata molto avanti, possiamo cominciare a verificare la lunghezza del nostro intreccio. Allora, io qua ho creato il cono sul quale andrò a realizzare poi l'albero di Natale. Quindi posiziono semplicemente l'intreccio così e vado a verificare che la lunghezza che ho ottenuto sia sufficiente, quindi tengo ferma questa parte del fondo e comincio a girare intorno. Praticamente, come vedete, ci siamo quasi. Adesso forse magari faccio un altro giro per far sì che il lavoro sia più morbido, però praticamente ci siamo.
dobbiamo andare a chiudere il punto di partenza e il punto finale. Allora, quindi con la colla io vado semplicemente a sovrapporre in questo caso questi due con questi due e poi a chiuderli insieme. Quindi metto un puntino di colla. Lo stesso andrò a fare da questa parte. Allora, intanto che si finiscono di asciugare bene questi punti in cui ho messo la colla, questo è il cono su cui andremo a fissare il nostro intreccio. Questo era un cono che sotto era aperto, questo chiuso, non ha importanza, fate come preferite. Però, essendo che l'intreccio che andremo a mettere è leggermente trasparente, quindi lascia intravedere il fondo, vi consiglio, anzi, è assolutamente necessario mettere una copertura, può essere o lo dipingete oppure lo ricoprite, scegliete il colore che preferite, può essere un verde, un rosso. Io ho questa carta argentata, la classica carta che si trova nel periodo natalizio, e andrò a rivestire, come avevo fatto anche per questo qua, tutto con la carta argentata, semplicemente passando la colla stick sopra il cono e poi applicando la carta. Scelto di metterla da questa parte che ha il rosso e l'argento. Ed ecco che il cono è pronto per essere coperto. Allora, per coprire il nostro cono, ci sta che ci sia qualche piccola grinza, eccetera, non importa fare molta attenzione nel rivestire il cono, perché comunque non si vedrà da sotto all'intreccio. Allora, vediamo un attimino. Dovremo andare ad attaccare l'intreccio sul cono con la colla a caldo, quindi partiremo dalla parte bassa e cominciando praticamente ad arrotolare intorno il lavoro. Man mano salendo, così andiamo semplicemente a incollare intercalando i vari giri. Questo praticamente sarà il risultato finale. Prima di mettere le decorazioni, che naturalmente saranno a piacere, vi ricordo che è importante mettere una finitura trasparente. In questo caso io avevo messo anche un pochino di brillantini, non so se si riescono a vedere, comunque insomma è una scelta. Per quanto riguarda la stella, potete mettere una stella come questa, anche una stella in forma diversa può essere come questa qui. Le decorazioni a piacere. Il mio tutorial finisce qui, vi ringrazio tanto per la visione e vi auguro buon Natale. Ciao a tutti!